Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Tre punti d'oro per provare a risollevarsi. L'Avi Spesaro nel turno infrasettimanale batte 2-0 la Feral Pisalò e si rilancia in ottica salvezza. Un successo fondamentale per la squadra marchigiana che mancava dal 30 gennaio dal match contro il Modena. Di Donato, che almeno per il momento salva la panchina rispetto alla sfida di Gubbio, punta dal primo minuto su Stramaccioni in difesa, mentre a centrocampo preferisce Carissoni e Degliachi a Tassi e Nava. Davanti il tandem Gucci-Cannavò. La Vis parte forte e sfiora il vantaggio all'undicesimo. Gucci si fa ipnotizzare da Liverani, sulla respinta del portiere si fionda Carissoni, che però calcia alto. Alla mezz'ora Cannavò viene toccato in area, i pesaresi protestano ma l'arbitro lascia giocare. Al 35esimo arriva l'1-0, calcio di punizione di Di Paola, sul secondo palo si libera Cannavò che di testa batte il portiere e fa esplodere i pochi spettatori del Benelli. La Vis poi avrebbe subito la grossa occasione per il raddoppio, ma Liverani si oppone a Giraudo con un miracolo. Anche nella ripresa sono i marchigiani a fare la partita, sfiorando il 2-0 con una punizione di Di Paola che sorvola di poco la traversa. L'unica opportunità per gli ospiti arriva al 18esimo, punizione di Ceccarelli, palla che sfiora l'incrocio. Al 35esimo però la Vis chiude i conti sugli sviluppi di un corner, Ferrani si smarca e di testa insacca il raddoppio, diventando il 16esimo marcatore stagionale, regalando a mister Di Donato una vittoria davvero fondamentale. Una questione di meno paura, io ho chiesto solo ai ragazzi di attaccare alti, che c'era solo un risultato da nostra parte, dovevamo rischiare qualcosina dietro e di stare sempre alti. Mi hanno seguito la lettera e alla fine sono venuti fuori una buona gara e di tante occasioni. A chi dedichi questo gol? A tutta la mia famiglia, alla mia ragazza e a tutti. E a Totino, che è amico mio, scomparso 2 anni fa. Non è cambiato nulla, perché se vai a vedere le ultime partite abbiamo sempre giocato bene, solo che oggi lo vedi perché il risultato è stato positivo e ora dobbiamo continuare su questa strada.